cerchio, fate il cerchio, allarga, allargatevi. Allargatevi. Vai, vai, vai. I've got a copy of Catcher in the Rye in my top pocket. I think you know why. So order me something from the dusty top shelf. I can't keep my secrets in.
nor my hands to myself. So we put on those old records, drank spirits with my friends. I can never know. Una persona pensa una frase, non la dice, la esegue con dei gesti e un'altra persona funge da ombra, ovvero come un'ombra amplifica i gesti fatti dalla prima persona, creando così una relazione di coppia. Said you're 23 now. You know kids when they're 25. In questa maniera si piegheranno, così si nasconderanno a voi, indosseranno il naso rosso senza farsi vedere. A quel punto suonerò il tamburo. Dal momento in cui suonerò il tamburo, loro nasceranno per la prima volta. Quindi vedremo la nascita di questi due clown che scoprono le cose per la prima volta. Non hanno mai visto niente, non hanno mai visto loro stessi, non hanno mai visto il mondo e non hanno mai visto i loro compagni. A 33, 40 giorni di guerra. Maurizio? Chi è Maurizio? Io sono Maurizio. Non me ne frega niente di Maurizio. Come ti chiami tu? Maurizio. Aspetta! Non me ne importa! Non ti arte. Ma non te ne dire per te! Pezzo. Pirati! Fallo, fallo, fallo! E pirati! Fallo! E pirati! E pirati! E pirati! Fallo anche tu, fallo! E pirati! E pirati! E pirati! Perfetto! Shhh, un po' di silenzio. E comunque sto scaldando le labbra. Ostonata. Dico secco! Come? Ok! Allora, attenzione, questo è! Ah, gira, gira! Gira, gira! E per te! Pepe! Thank you.
sì, siamo ancora qui a Scampia per questo collegamento. Abbiamo alcuni giovani ospiti. Sentiamo cosa hanno da dire. Ciao, cosa vuoi dichiarare alle nostre telecamere? Niente, vai. Saluta nella telecamera. Saluta, Victor. Un segno chiaro oggi a Scampia, quindi linguacce. Vergogna! Ma lascio alle giovani ospiti di questa manifestazione, volete dire qualcosa? E continuiamo la parata, è tutto, grazie! Thank you.
Corre come lo zucchero. La faccia d'anchero. Oh, allora, devo andare. No, devi lavorare. Devo andare. Vieni a fatica, oh, tu c'è un bava, vieni qua. Ma dov'è la banda? Non c'è sta la banda. Come non c'è la banda? C'è. Come facciamo? No. Vabbè, andiamo. No. Come on! There!
non siamo esattamente il Johnny Biscotto, cioè, nel senso non lo siamo proprio, cioè, lo eravamo però. Lo. Non ci dico le bugie! Non è una bugia, non è che hanno le gambe ma non le pendole, vero? Comunque, volevo dire la storia è questa, che cioè, noi c'era un uomo che ci ha riunito, era il nostro mentore, il nostro capocomico, la nostra guida spirituale. Johnny appunto. Johnny ci aveva riunito, ci portava a fare spettacolo nelle piazze, nelle città, nei paesi, andavamo in giro e ogni volta eravamo su questo palco come adesso qui con voi e c'era poco tra noi e non eravamo neanche più ai teatri e noi parlavamo alle persone e che Johnny ci ha pensato questo e a volte dicevamo anche la verità, perché la verità va detta a volte, quindi noi la dicevamo e questo ci ha fatto sì che i media si accorgessero di noi e quindi anche il potere, perché quando i media si accorgono che anche il potere se ne accorge, quindi ottenemmo una diretta televisiva. Non è stata una buona idea. Proprio in questo momento, mentre la banda suonava, le cookie si danzavano, lei si stava facendo una solo, si sono spente le luci. E sono entrate dalle finestre le pattuglie antiperformative. E hanno lanciato i gas. E hanno cacciato il pubblico. E hanno manganellato gli artisti e quelli a pezzi. Hanno arrestato noi. Soltanto che la notte ora ferocemente andasse e tutto ciò.
Footsteps on the city ground. You know the sound. Come on.
Ok, grazie a tutti, questo era il nostro spettacolo di fuoco, le parti che si potevano fare dato il vento. E volevamo ringraziare Giovanni di essere venuto a giocare con noi. Grazie. E suona libertà.